Claudia Terramani, partita dai due volti, si può dire che l'inerzia è cambiata dopo il primo set che avevate portato a casa, nel secondo e nel terzo set la squadra del San Buceto magari è stata più sul pezzo, è riuscita a portare dalla sua la partita, poi c'è stata una grande reazione, non si può dire che questa squadra non abbia carattere. Assolutamente, abbiamo subito quello che già sapevamo, perché la squadra del San Buceto è un'ottima squadra, soprattutto in seconda linea, non demordono mai e non fanno cadere niente. Noi abbiamo fatto qualche errore di troppo, al di là dell'inerzia o del mancato ritmo iniziale, possiamo chiamarlo così, abbiamo fatto errori gratuiti e in maniera eccessiva, e questo ci ha fatto poi pagare lo scotto dei due set lasciati andare. Ecco, comunque due partite, entrambe finite al tiebreak, anche la tenuta fisica delle ragazze comunque si è dimostrata buona. Sì, non voglio essere tacciata per una che accampa scuse, però c'è anche da dire che sia la prima partita che la seconda partita avevamo una ragazza in meno, anche stasera che ha un paio di infortuni e siamo un attimino in ritardo, la preparazione fisica comunque ha tenuto, anche se abbiamo ancora qualche difficoltà, ma perché fondamentalmente siamo ancora in preparazione, quindi subiamo anche un pochettino più di stanchezza che poi influisce sulla lucidità sotto rete. Ecco, comunque squadra diciamo allestita bene, con buone premesse, quali sono gli obiettivi del campo per questa stagione? Sicuramente dovrebbe essere una squadra allestita bene, ce lo auguriamo, sì, abbiamo fatto per questo, gli obiettivi sono quelli di dar fastidio comunque a tutte per poter arrivare più vicine possibile alle alte zone della classifica.